72 tutta la Terra è ormai controllata e regolata dalla televisione. Le principali reti si fanno una concorrenza spietata nella corsa agli indici di gradimento più alti, per l'ottenimento dei quali tutti i mezzi sono buoni. La V-Basic è guidata da Cortez, il quale a sua volta è però comandato dal misterioso ed invisibile, se non su schermo, Sam, ottiene il permesso di organizzare giochi circensi con gladiatori scelti tra i condannati a morte proprio nel Colosseo di cui ricorre il bimillenario. Per assicurarsi la massima audience, la V-Basic ha però bisogno che tra i condannati vi sia un nome di spicco. Per averlo, dei sicari uccidono la moglie del celebre campione motociclistico Drake, idolo delle folle, facendo ricadere sullo stesso Drake la colpa dell'omicidio. Dunque, il perverso meccanismo degli indici di ascolto colpisce ancora e viene proiettato in un futuro abbastanza fantastico, nel disegnare il quale ci si sofferma particolarmente a sottolineare, anche con molte ingenuità, l'aspetto crudele e al tempo stesso spettacolare, con profluvie di sangue, esplosioni, decapitazioni, eccetera. Il tutto con un sottofondo morale poco originale, ma che, da quella spettacolarità contrappuntato, concorre a relegare questi guerrieri del 2072 nel mondo delle favole cruente senza alcun peso. Regia di Lucio Fulci, con Jared Martin, Fred Williamson, Howard Ross, Eleonora Brigliadori, Claudio Cassinelli. Il genere è fantastico, il soggetto è di Elisa Briganti e Dardano Sacchetti, che salutiamo. Origine Italia, durata 94 minuti, 1983. Signori, grazie per questa cortese attenzione, alla prossima recensione, alla prossima puntata. Buonasera.